evidentemente dopo 30 partite abbiamo ancora un po', no? Il bicchiere mezzo pieno, mezzo vuoto. E abbiamo passato una serie di momenti più o meno gioiosi e oggi a 12 partite dalla fine evidentemente dobbiamo tirare una riga e capire come doverci comportare nelle prossime 12, che saranno quelle calde, quelle vere, quelle che ci dovranno portare evidentemente a capire dove si può arrivare. E il mio bilancio è un bilancio che non può essere soddisfatto fino in fondo, perché bisogna essere intelligenti ma non offendere l'intelligenza di nessuno. Non è insomma un bilancio positivo, ma allo stesso tempo convinto che quotidianamente ogni cosa che si poteva fare e si può fare l'abbiamo fatta. Evidentemente non è bastato, evidentemente bisognerà fare ancora qualcosa in più, e queste 12 partite dovranno segnare uno scatto di rete da tutti i punti di vista. Per quanto riguarda la sostanza, dobbiamo fare più punti possibile per arrivare a quelli che sono i 50 punti, ma io non voglio essere quello che dice noi dobbiamo arrivare alla salvezza, perché qualcuno ha storto il naso quando più volte, magari o il mister o qualche nostro calciatore, ha nominato la parola salvezza, che non era il nostro obiettivo iniziale, evidentemente è così. Però a 12 giornate dalla fine io sono assolutamente convinto che questa è una squadra che deve assolutamente imparare a tirar fuori una caratterialità importante, a tirar fuori qualcosa di forte. Noi vediamo che conduce la classifica una squadra che si chiama Carpi, e la conduce con merito, la conduce con grande merito, la conduce avendo impostato un campionato intero su dei concetti fondamentali, i concetti che sono il temperamento, la forza caratteriale, l'abnegazione, magari non belli, spesso non belli, ma la classifica che hanno è una classifica sicuramente meritata. Noi dobbiamo fare 12 partite di grande spessore caratteriale. Non c'è la possibilità ulteriore di riprendere, o non c'è più un mercato, non c'è più nulla, non ci sono più scusanti. Ci sono 12 partite e 12 finali che vanno giocate tutte, e dico tutte, col massimo dell'impeto agonistico, perché le qualità calcistiche e tecniche di questa squadra non le devo dire io, sono evidenti a tutti, e non soltanto a quelli presenti in questa sala o al mister, sono evidenti a tutti. Ora noi non possiamo più sbagliare partite dal punto di vista caratteriale. Il mister ha la squadra che abbiamo così ideato insieme, ed è la squadra che era il miglior modo possibile da costruire a gennaio. E non vorrei tornare al mercato, perché il mercato ormai è lontanissimo. Non più tardi di 2 o 3 settimane fa, con qualcuno di voi si diceva: finalmente abbiamo trovato la squadra giusta, la quadratura giusta e l'alchimia giusta per toglierci delle soddisfazioni. Quindi non vorrei tornare, ma mancano, ma non manca. Adesso noi siamo questi ormai da 8-9 partite. Io credo che Nicola abbia due grandissimi, oltre gli altri tanti pregi, ha due grandi pregi, che sono quello di trasmettere e quello di essere assolutamente trasparente con ognuno di loro, ognuno di questo gruppo, ognuno di questi ragazzi che lavorano con lui. Oltre che trasmettergli tutto quello che deve trasmettergli dal punto di vista proprio del temperamento, della caratterialità, è trasparente e onesto con ognuno di loro. Questo non ha prezzo. Non vuole essere questo un processo alla caratterialità. Questo mio intervento è una chiara dimostrazione di credo nei confronti di tutto questo gruppo, che non dobbiamo lasciare nulla di intentato, e se noi abbiamo, noi, ma credimi, anche loro all'interno lo sanno, se noi al momento non abbiamo i risultati che in qualche modo pensavamo e ci auguravamo di avere, probabilmente è proprio perché non abbiamo avuto la continuità nell'interpretare il messaggio del mister. È una cosa. Sappiamo che questa squadra ha tutto per poter fare, e ci sono 12 partite da affrontare. Vanno affrontate tutte se pensiamo di aver dato il 100%. Evidentemente non è stato sufficiente. Dobbiamo dare ancora di più.
Allora, chiunque va in campo, e anche chi non va in campo, anche chi non va in campo, deve dare il massimo del proprio contributo. Io non voglio tornare a 15 partite fa, 18 partite fa, 10 partite fa. Dico che oggi siamo qui a parlare oggi. E ci mancano 12 partite, noi partiamo da sabato con il Varese. Poi si fa Pescara e poi quant'altro. Noi dobbiamo tutti dare di più di quello che abbiamo dato fino ad oggi, ma non a parole, ma con i fatti. Quindi questa è una società nuova, io ho un contratto per un anno, ma io non sono il problema o sono, diciamo, il cardine di questo progetto. Il cardine di questo progetto è una proprietà, a fine anno ci tireranno delle somme per quanto mi riguarda, ma ci tireranno delle somme totali. Il progetto va avanti per due motivi, secondo me, straordinari. A, per l'amore e la passione incredibile di questa città che ho avuto dopo 8 mesi che sto qui. Posso dirvi che abbiamo ricevuto una contestazione, credo, subito dopo Crotone, erano 500-600 persone, camminavamo dentro un tunnel umano, ma lì non si sentiva la contestazione, si sentiva l'amore per questa squadra. Quindi il progetto non si ferma ad Antonelli. Poi se Antonelli rimarrà, sarà perché probabilmente ci saranno i presupposti giusti, sia da una parte che dall'altra. Ma non è, oggi non è Antonelli il problema da affrontare, oggi dobbiamo concentrarci solo su quello che saranno le prossime partite, su quello che sarà le prossime 12 partite. Per il resto, secondo me, è un progetto che va avanti anche in modo importante.